Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Francesco Io sono Martina, ed yuhu! oggi siamo a un nuovo video di Evil Nana ragazzi, perché ho scoperto un nuovo metodo per scappare. L'ho anche provato e ci sono riuscito senza problemi. Quindi oggi, se tutto va bene, lo andremo a provare. Adesso perché sono fermo qua al filmato? Perché come vedete qua c'è il garage, sì, che vi avevo anche detto che dopo si andava all'esterno e avevamo fatto il video. Quello che magari alcuni di voi non sanno è che dal furgone della suora si può scappare. Si può scappare da una semplice scatola che c'è dentro lì. Per fare questo ci servono semplicemente tre cose: il piccolo cavo, il piede di porco e la chiave gialla. Il piede di porco serve per accedere alla palestra. La chiave gialla serve per aprire il lucchetto che dopo ci servirà per poi vi farò vedere. E la cos'è che stavo dicendo? Il piede di porco serve ovviamente per entrare nel passaggio segreto che ci porta là. Quindi fissati anche te queste tre cose, Martina, se trovi una di queste tre cose appoggiale da qualche parte dove ti ricordi. E quando ce le hai tutte e tre. Di solito ti ricordo che, ti dico una cosa, di solito la chiave gialla non c'è quasi praticamente mai da qualche altra parte, di solito è sempre in C'è cucina. ancora la versione di Natale. Eh sì, ovvio. Beh, se fanno l'aggiornamento della Befana, forse. Se si potrebbe portare questa l'Epifania. Sarebbe giusto. Io sto aspettando che arrivi la suora, che non la vedo. No, più che altro perché sto facendo tutta questa manovra, è per bloccarla. Oh, wow. Raga, non riesco a posare sto cazzo di linea. Ok, eccola. Ma neanche io riesco. Devi semplicemente prendere un libro e metterlo dentro, poi quando arriva la suora la chiudi. Ecco, io ce l'ho fatta. Allora, io ho trovato subito il piede di porco. Di sopra dovrebbe esserci piccolo cavo e speriamo anche di trovare la chiave gialla. Se non la troviamo potrebbe essere un problema. Io guardo in tutti i cassetti per sicurezza, che magari non la trovo e magari è dentro là. Piccolo cavo. Dimmi che c'è. Mi sa di no. Mi fa vedere i film. Mamma, cos'è? Io ho fatto il wifi, ma mi fa vedere i film anche. Raga, c'ho il wifi tolto. Perché mi filmato? Boh, io l'ho tolto la wifi. Se si toglie la rete va comunque. Non lo so. Io ho trovato il piccolo cavo, il piede di porco, la cosa più importante che è la chiave gialla, non l'ho trovata. Mi serve assolutamente la chiave gialla. Raga, perché se non la troviamo è veramente un problema. Perché non posso mostrarvi quello che voglio fare. Cioè, ho messo l'alternativo al garage per scappare. Mettiamo qua il piccolo cavo. Andiamo giù. Ecco, vedete qua adesso Evil Nan è un po' più diverso da Granny. Perché Granny alla fine fa sempre le stesse cose, invece qua Evil Nan è vero che fai sempre le stesse cose, ma ci sono più metodi per scappare, più cose da fare. E secondo me è questo che sta un po' perdendo Granny.
È anche vero che se devo paragonare Granny e Villain, ovviamente preferisco Granny. Però ecco qua ragazzi, allora questa è un'altra cosa che io non sapevo neanche, ma che hanno aggiunto. La scheda col numero di telefono. A cosa serve questa scheda? Praticamente serve per attivare, diciamo, il pulmino quando voi lo chiamate, se andate là è già là, cioè, mettete che è andata via, non, che senso ha aspettare? Basta che chiamate con la roba, bisogno di un numero da chiamare e io ce l'ho, è che non riesco a trovare sta maledetta chiave gialla. Trovo la scopa, ma Scopa, dov'è che andava? cosa? Ma La scopa. non ti serve niente la scopa, Martina? No, Ah, non serve? per scappare, ma siccome io voglio fare un metodo. No, per me che voglio scappare, dove l'ho messa? Martina, ascolta, non. Utilizza questo metodo che sto usando anch'io. È un po' più complesso, ma se si riesce, cioè, non è difficile. Snake vs. Colors, te lo ricordi? Ok, intanto è arrivata la suora. E raga, sono tutte. Guarderemo una serie. No, dai. No, Una per carità. serie, Così. dai. Non so neanche se abbiamo mai postato quei video. Ma sì, che li abbiamo postati. Il piccolo cavo mi serve. Sì. E la chiave gialla? Sì, la chiave gialla ti serve più di ogni altra cosa. E dove la metto? Dopo ti spiego. Intanto la chiave gialla mollala per terra. Il piccolo cavo ti serve da mettere nella corrente, quindi basta che lo metti là e sei a posto. Per Ok, dove della porta per uscire? uscire dalla cucina, sì. Viene la. Cavo elettrico. Esatto, Aspetta. là. Adesso devi andare giù nel garage e schiacciare il pulsante. Sì, lo so che magari qualcuno vede troppo ovvia questa cosa, però la mattina non ci gioca mai e allora non sa bene alcune cose, quindi glielo sto spiegando io. Dove devo andare giù? Devi Ah, andare. il pulsante. Sì, schiaccia quello Quello lì, che si sale, il il pulsante. pulsante verde, e adesso si dovrebbero aprire tutte le sbarre. Il meccanismo arrugginito potrebbe essere risolto in qualche modo. Ma non c'entra niente, quello è l'ascensore, ti ho detto il garage, Martina. Nella Ah. stanza di fianco, a sinistra. Ah, qua. Piazza Ok. Italia. Ecco, adesso, più che altro controlla dappertutto se trovi potrebbe essere anche in cucina, quindi guarda di sopra se trovi il piede di porco in cucina. Io vado di sopra a cercare la chiave gialla. Eccola qua. Perfetto, l'ho trovata. Ho tutto, ragazzi. Adesso la Martina manca solo il piede di porco e poi ci siamo. Aspetta, la cucina, dove Allora, prendo vai? un attimo il piede di porco. Aspettami però prima di vincere. Sì, ma tranquilla, ma tanto. Non riesco più a trovare la cucina. Dai, Martina, basta che sali le scale. Dovrebbe essere di fianco al forno, oppure dentro al forno, guarda.
non in quella stanza, Martina, in quella prima. No, aspetta che in quella, hai ragione tu, scusa. Non c'è niente in forno. Neanche di fianco? No. E allora vai giù, potrebbe essere anche di dove dell'ascensore. Sono scesa. Sì, guarda se è dove dell'ascensore. Camera da letto. Non c'entra niente la camera, Martina. Noi entriamo. Piede di porco, trovato. Ok, adesso quello che devi fare è... entrare, no, allora devi andare dove della palestra, ok? Sì, sei qua. Non vedo dove sei te, quindi non posso dirti se è là. Ecco, vedi. Abbinate i vestiti del baule, ora i vestiti sono sporchi. Adesso la suora prenderà i vestiti tra un po'. Sì, cosa devo fare? Adesso devi andare nei bagni della palestra. Perché se non c'è, mamma mia. Ecco, vedete che li sta prendendo. Dove sono? I bagni e la palestra, Martina, è l'unica porta che c'è. Ecco, io posso entrare, come vedete. Adesso lei non so se mette di fianco al muro. E dopo parte, ragazzi, ovviamente lei non mi vede, chiude e noi siamo scappati. Adesso comunque quando finisco aiuto la Martina. Ecco, sta chiudendo, eccoci qua. A voi vi dirà... Non so come ho fatto, ma ok. Sei uscito? Adesso devi andare nell'ultimo bagno che c'è. Sì. Devi andare in fondo e vedi che c'è una specie di asse di legno. No, non c'è niente. E allora nell'altro. Nell'altro cesso? Ma non nel cesso, nel bagno delle femmine, Martina. Ah, quello degli uomini, questo delle donne, ok. In fondo. In fondo, Martina, non dentro ai bagni, in fondo. Sì. Vedi? Ah. Ecco, allora col piede di porco adesso le devi aprire. Aspetta, c'è un... tipo un quadro. Là vicino ci sono due chiodi. Tu col piede di porco li devi togliere, basta che punti verso i chiodi e schiacci. Aspetta, la porta. Col piede di porco, ovviamente, se non ce l'hai in mano non puoi fare niente. Che ce l'ho. Allora basta che schiacci. Ah, questi. Ecco, adesso non entrare. No, ho sbagliato. Non capisco dove sono questi chiodi. Martina, dove è l'asse in fondo al muro? Perché le pubblicità?